mio corpo sta diventando una prigione, sbarre chiuse per la mia anima. Sono tante le cose che io vorrei fare, cambio di programmi e priorità. Medaglia non mi basta, io vorrei la testa di Mr. P, io vorrei con me un esercito armato di colori su di un palco da 100.000 bar. Potrò dirti quello che sento. Oh, 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 oh. Tu ti slanci con tutte le tue energie, i progetti per me impensabili. Ho paura che in mezzo a questo darti da fare possa perdere quel che abbiamo già. Ma ti sosterrò, ti proteggerò, amore. E mi convivono parti illusioni, vinco io, vinco io. Ale e Ale, Alessandro Cusmini è stato un fratello negli ultimi mesi, abbiamo fatto davvero tante cose assieme. È vero, è vero. Abbiamo portato il Buscadero Day a Woodstock, dentro Woodstock, e in qualche modo ci leghiamo al Light of Day. Sono manifestazioni che corrono insieme verso un unico grande obiettivo. È vero, è vero. Volevo dire una cosa, due cose velocemente. Innanzitutto ringrazio mia moglie per essere sempre paziente con me. Quest'anno, quest'oggi sono 27 anni che mi sopporta, non come moglie, ma quando ci siamo messi insieme. Esatto. Mia moglie era quella bella ragazza che c'era qua a cantare adesso da 7 anni fa. Volevo dire una cosa, questa canzone è una canzone che parla di Luca, parla di Carla che è sua moglie, parla di loro e di quello che sono anche i motivi per cui persone come me hanno deciso di fare parte di Woodstock e di dare un supporto alla lotta per il per lottare contro il Parkinson, perché è una canzone che parla della loro relazione, della loro reazione alla malattia. Quindi niente, mi sembrava una cosa bella anche dopo tanti anni che presentarla qui al Light of Day, che
siamo stati ospiti tante volte con Luca oggi, mi dispiace veramente tanto, stava venendo qua, ma ha chiamato mentre era per strada e diceva che non stava bene. Facciamo un applauso fortissimo a Luca Guerra che possa arrivare fino a casa sua adesso. E ora invitiamo sul palco alcune celebrità che...